il palco perché Valentina mi sono dovuta sistemare al riparo dalla pioggia. Tra l'altro mi stavo confrontando con il nostro amico e collega Manuel Parlato, che è al mio fianco per farmi supporto morale e tecnico come sempre. Sembriamo proprio Sandra e Raimondo. Questa volta Sandra e Raimondo, ragazzi, voi siete. L'ha detto Valentina, Sandra e Raimondo, l'ha detto adesso, perché c'è Manuel qui che mi parla. Fammi vedere Manuel. Fammi vedere un attimo. Guarda che noi stiamo combattendo con le intemperie, stiamo facendo un miracolo, te lo dico. Ti faccio venire Manuel per un saluto, non so se potermi venire da ridere, ti giuro. Lo sai, ma io lo sento che c'è il diluvio qua dietro. E lo so, pure a Milano. Fra poco non so come faranno i giocatori del Napoli a Manuel mi sta dicendo, io ci sono alle 23, adesso tocca a te, la staffetta è tua. Però tornando per un attimo serio, è stato un pomeriggio difficile, ecco, dal punto di vista meteo, qui a Di Maro è in serata, cioè fra pochissimo, perché noi siamo rigorosamente live, ci sarà la presentazione della squadra. Più che presentazione è stata definita un abbraccio con i tifosi, perché sai che ci sono alcuni giocatori che mancano, tra i quali Di Lorenzo, lunedì lo ricordiamo, la conferenza è stata di Giuffredi per raccontare qualcosa in più rispetto al caso dell'estate che riguarda il mercato, e poi naturalmente la partenza di Victor Osimhen. Molti giocatori di quelli che ci saranno questa sera in piazza tra pochissimo sono partenti, quindi è più un abbraccio, ecco, dei tifosi con la squadra piuttosto che una vera e propria presentazione, che magari ci potrà essere nel secondo ritiro, quello di Castel di Sangro. Per raccontarti anche quello che è successo in allenamento, sì, Anguita non si è allenato per un affaticamento muscolare, insomma una cosa che può capitare con gli allenamenti di conto, è successo anche a Victor Osimhen. Victor Osimhen invece si è allenato, e qui vediamo le immagini della sua sessione di autografi, è stato molto disponibile con i tifosi, l'abbiamo detto, il suo rapporto con lo stesso Conte, con la città di Napoli, con i tifosi non cambia, però sappiamo benissimo che ha già le valigie pronte, destinazione Paris Saint Germain. Il Napoli per ora non intende fare sconti, quindi aspetta il pagamento completo della clausola, e poi arriverà Lukaku a riabbracciare Antonio Conte, insomma una volontà di entrambi. Per raccontarti ancora che cosa è successo nella giornata di oggi, ancora una volta allenamenti intensi, intensissimi questa mattina, 10:30, mezzogiorno e un quarto, perché poi la sala stampa è stata chiusa perché ci sono stati altri allenamenti tattici a porte chiuse, e poi nel pomeriggio un nuovo allenamento, e qui ti dicevo anche il fatto che Anguissa non vi ha partecipato. Si dico anche che ci sarà domani l'amichevole contro il Mantova, e stiamo cercando di capire, naturalmente Victor Osimhen non sarà in campo dal primo minuto, però stiamo cercando di capire se per lui ci sarà una passerella o meno. Ci immaginiamo ad esempio un Walid Khedira che possa partire dal primo minuto e non come è capitato nella prima amichevole contro la Naone Val di Non nel secondo tempo, quando sono cambiati tutti gli uomini in campo, perché sembra, per caratteristiche anche rispetto alla serata che c'è stata ieri, no? Con Oriale, con tutto lo Oriali e con tutto lo staff, il giocatore indicato per andare ad attaccare la profondità, ma anche un giocatore veloce, un giocatore di peso, proprio come piace a Conte, da mettere in panchina. Quindi vedremo se verrà provato dal primo minuto che dirà, e poi magari nel secondo tempo Simeone, e poi dopo Simeone una piccola passerella per Victor Osimhen. Ma attenzione, il club naturalmente lo vuole preservare da un ipotetico infortunio, quindi bisogna trattarlo come un gioiello raro, come cristallo, giusto che sia, certo, come cristallo. Però allo stesso tempo, come dicevamo, oggi ci sono stati gli autografi, perché non fargli fare anche un saluto con i tifosi che sono arrivati a Di Maro e che comunque sono molto affezionati a Victor Osimhen, quindi vedremo. No, quindi vedremo. Io invece ti chiedo, Iole, perché poi iniziamo il dibattito su Osimhen, Lukaku, il mercato del Napoli con Giada e con l'avvocato, sull'Istrom, aggiornamenti per quanto riguarda le cessioni, perché poi tutti i club in pratica devono fare almeno una cessione importante, Iole, questo lo sappiamo. Guarda, in questo momento no. Allora, in questo preciso istante non ci sono novità. Questo è quello che ci arriva da tutte le fonti a nostra disposizione, perché noi immaginavamo che qualcuno potesse partire da un momento all'altro, in primis Victor Osimhen. L'Istrom, sappiamo comunque dell'interesse dell'Everton e di alcune operazioni di mercato che si stanno muovendo, come nel caso di Østergaard, che è un altro giocatore in partenza, ma che comunque non è voluto andare al Rennes, le altre squadre non lo convincono, e di conseguenza bisogna scolpire la rosa, perché no, anche con Juan Jesus, perché è un altro elemento della difesa che deve poi fare spazio ad Hermoso, come vi abbiamo raccontato tante volte, e sembra lui destinato a poter partire insieme ad Østergaard e non a Nata.
Nathan, perché da quello che abbiamo visto in allenamento Nathan è molto richiamato da Conte, quasi come un padre fa con un figlio, quasi come un allenatore vuole fare con un giocatore che vuole far crescere. Quindi ha visto in Nathan delle potenzialità, certo, e vorrebbe, certo, naturalmente provare a trovare poi, grazie alla sua posizione in panchina, sarebbe comunque il punto di difesa, trovare una chiave di crescita per questo giocatore su cui il Napoli aveva deciso di investire, che era un po' il progetto che doveva fare il Napoli l'anno scorso, cioè prendere un giocatore di peso e mettere Nathan alle sue spalle per farlo crescere. Questo invece è quello che potrebbe succedere l'anno prossimo. Però attenzione a dire che Conte ha già bocciato o promosso alcuni giocatori, è ancora troppo presto, siamo ancora al giorno 9 con Conte. Con Manna sono stati visionati tutti i giocatori qui a Di Maro Folgari, da proprio per volontà del mister, ha voluto vedere tutti nelle loro caratteristiche, spostarli in campo, anche contro il Mantova sarà un altro test importante per capire come muoversi anche sul piano del mercato. Al momento quello che stiamo vedendo è l'entusiasmo, come dicevi giustamente tu, l'entusiasmo dei tifosi, anche di un De Laurentiis ritrovato, sereno, in mezzo ai tifosi, gli abbracci anche con Conte durante gli allenamenti e questi giorni di ritiro. Iole, che succede? Aggiornami su cosa succederà domani e su cosa succederà soprattutto tra poco. E allora, tra pochissimo c'è prima un momento di intrattenimento con Daniele Decibel Bellini, che metterà della musica, si ballerà sotto la pioggia a questo punto, e poi più tardi arriveranno i protagonisti del Napoli, tutta la squadra, come dicevamo, per un abbraccio. Noi naturalmente vi mostreremo tutte le immagini nel corso della nostra programmazione, soprattutto di Conte, magari ci sarà proprio per lui un grande coro da parte dei tifosi, perché l'abbiamo detto, è sempre stato il più acclamato anche quest'oggi nel corso degli allenamenti. Ti dirò una cosa molto particolare, sì, che sta accadendo con la gestione Conte, che noi non sappiamo mai gli orari degli allenamenti prima di, addirittura anche orari vicini alla mezzanotte, cioè Conte di giorno in giorno stabilisce poi l'orario dell'allenamento, che può variare di un'ora circa, cioè tipo 9:15, 9:30, 10:15, 10:30, di solito la fine è sempre verso mezzogiorno. Domani però ci sarà l'amichevole contro il Mantova, quindi ci aspettiamo magari un'oretta di allenamento la mattina, è stato così contro la Naune Val di Non, quindi un'oretta con l'accesso in sala stampa anche per gli addetti ai lavori e anche sugli spalti naturalmente per tutti i tifosi. Per domani tra l'altro è previsto anche il sold out, 1300 posti del campo di calciato tutti quanti venduti, e poi dopo ci sarà l'amichevole alle 18 e noi vi mostreremo gli highlights, vi racconteremo quello che è accaduto, e c'è di solito anche un incontro a porte chiuse che Conte fa la mattina dopo l'allenamento a porte aperte. Sull'orario preciso, pazzesco, vedremo se arriverà prima della mezzanotte. No, ma io mi immagino poi le riunioni, la cosa più bella è che immagino le riunioni tra Conte, il suo staff e tutti coloro, cioè tutti quelli del Napoli, anche della comunicazione, che devono dire gli orari degli allenamenti, e Conte nel suo modo maniacale che stabilisce il minuto prima e il minuto più. Quindi è veramente molto bella questa cosa. Ne parlate anche con l'ufficio stampa del Trentino, perché ho detto a Bianca De Carli, a Diego De Carli, che salutiamo naturalmente perché sono sempre molto affettuosi con noi, ho detto: ragazzi, ma perché arriva sempre così tardi l'orario degli allenamenti? E loro hanno risposto: no, perché Conte li comunica sempre molto tardi. Vuole stupire, avvocato, vuole stupire. Io direi brevemente che li vuole sempre sul pezzo. Non lo so, ma pure i giornalisti vuole sul pezzo. Vuole sempre tutti sul pezzo, alla sua corte, quindi, insomma. Magari io immagino Yolanda e Manuel che, come Sandra Raimondo, fanno colazione lì al bar, tranquilli. Oh no, ragazzi, scusate, anticipatemi un quarto d'ora, andiamo. Conte questo, ma infatti l'imprevedibilità, quindi alla fine dice: pensavi che fosse un'ora più tardi, no, invece è mezz'ora prima, quindi devo mangiare la brioche, no, ti stai ancora facendo no, sbrigati che c'è l'allenamento, ti devo correggere, Yolanda, Manuel e Penny. Giusto. Sandra Raimondo, i grandi Raimondo Ianale e Sandra Mondaini non avevano un cane. Io non ricordo che avessero un cane nella loro casa, no? Nella loro sitcom, non ricordo un cane. Manuel Parlato e Yolanda Di Rienzo, perché noi ci aggiorniamo, siamo nel 2024, ci aggiorniamo, hanno un cane, Penny. E anche qua Di Maro, certo. Anche Di Maro. Ma Antonio Conte ha conosciuto il cane di Manuel, Penny? Guarda, questa cosa ancora non è accaduta. Sì, Guido, adesso stacco. Nel frattempo è passato Guido Baldari, che l'ha detto stampa. Riusciamo a richiamarci, riusciamo a farci richiamare, Valentina. Io poi non so perché succede sempre con te. Una volta la polizia che deve andare via. Non lo so perché. Troppo l'amichevole. Adesso mi ha guardato malissimo, come per dire: ci serve il teatro, i giocatori devono passare. Ma noi non avevamo intenzione di rubare nessuna immagine. Noi non vogliamo niente. Scusa, mi avete detto... Scusa, avvocato, io ho l'avvocato qui, quindi... Avvocato, difendici tu. Mi difende l'avvocato.
20:30 mi hai detto, scusami, no, capisco, ragione, Baldari, però. Ma inizia alle 20:30, non volevamo rubare niente. Niente. Siamo qui a coprirci perché effettivamente piove. Effettivamente vabbè, piove, inizia. Dai. Presentazione bagnata. È l'orario di Rito. Rito, esatto. Inizia e stacchiamo. Presentazione, ciao, bagnata, Guido. Presentazione fortunata, Iole. Eccolo un qua, abbraccio, un saluto, da parte di Guido Baldari, che qui grande Guido, stiamo lavorando tutti, siamo una grande Guido, non l'ho visto perché in quel momento non so, non ti stavano inquadrando, quindi salutiamo Baldari, bello, però insomma ci ho fatto il saluto, per cui è tutto tranquillo, Iole, non ti preoccupare, sei in cassaforte. No, no. Ma tanto lo sai, no, aspettano noi come la polizia, esatto, aspetta Sport Italia. Aspetta Sport Italia, buona presentazione, quanti, Iole, buon lavoro. Quante macchine della polizia sono partite, quante camionette dopo che abbiamo finito il collegamento. Sì, te l'ha fatto vedere Rabbit l'altra volta. Certo che l'ho viste, sì. Cioè, tre camionette, cioè, i ragazzi, no, le forze, le forze dell'ordine aspettavano noi, li abbiamo anche salutati. Sì, le forze dell'ordine di Padova. Adesso salutiamo tutto il Napoli con Guido Baldari. Grande, grande Guido. Adesso iniziamo, dai. Buon lavoro. Ciao Iole, grazie, ti abbraccio come al solito. A voi, grazie.